Ecco, volevo proporre un piccolo esercizio, no? Per riuscire a lasciare andare un pochino la tensione muscolare quando si suona. La tensione muscolare crea degli enormi problemi sotto molti punti di vista. Ovviamente il primo problema grosso è la produzione del suono, quindi avere un suono pulito, bello e morbido, suonando contratti è praticamente impossibile. E successivamente la contrazione muscolare fa sì che col tempo si creino veri e propri problemi anche di ordine fisico, cioè proprio tendiniti, dolori muscolari. E quindi è fondamentale assolutamente riuscire a trovare la giusta tensione quando si suona, ovvero utilizzare i muscoli che sono implicati normalmente nella produzione del suono e non usare muscoli che invece non c'entrano nulla e che semplicemente vanno a sovraccaricare la tensione. Ecco. Un esercizio che propongo molto spesso ai miei studenti è molto semplice, parte dalle guance, sostanzialmente, dalla gola, dalle guance, da questa parte, che questa parte qua sotto il mento è uno dei punti dove maggiormente si può avere tensione quando si suona, ed è invece uno dei punti dove è fondamentale non essere tesi, assolutamente, perché la tensione qua produce evidentemente dei danni notevoli al suono. Ma vabbè, veniamo comunque subito all'esercizio. Allora, molto semplicemente, proviamo a fare questo, cioè soffiamo gonfiando le guance in questo modo. Quindi sentite che a questo punto le vostre guance, le labbra, l'interno di tutta la vostra bocca è completamente pervaso dall'aria. E provate a stare un po' in questa posizione, soffiando. Ok, questa è la prima fase. Seconda fase, proviamo a produrre un suono, però rimanendo in questa posizione, ovvero facciamo un re della terza ottava. Sentite che il suono ovviamente non può essere buono, ma non ce ne preoccupiamo. Noi, il nostro obiettivo è quello di rilassare in questo momento l'imboccatura, di rilassare tutto quanto l'apparato. Ovviamente adesso, quando siamo riusciti all'inizio, probabilmente non riuscirete a trovare un suono decente su questo re, pur non cercando un bel suono, magari impegnatevi però a trovare un suono che sia tollerabile. Una seconda fase, magari provate a prendere agio, no? A suonare in questa strana posizione, suonando, aggiungendo altre note. Ok, una volta che avete raggiunto più o meno una certa rilassatezza muscolare, sia nella parte alta, no? Del volto, sia nella gola e sia nelle spalle, possiamo provare a riportare indietro le nostre guance, cercando di lasciare invece le labbra nella stessa posizione di quando siamo gonfi, ovvero una cosa di questo tipo.
Rimaniamo quindi con le labbra morbide, rilassate, con la gola aperta, con questa parte che è strettamente collegata alla lingua, molto rilassata. A proposito della lingua, è molto importante anche ricordarsi che la lingua va tenuta rilassata quando si suona e in giù, in basso, assolutamente non tenete la lingua arrotolata o tesa o cose di questo genere, deve essere morbidamente rilasciata in giù in modo che la cavità internamente sia il più aperta possibile. Ok, ciao ciao.